Ciao a tutti, sono Candida. Oggi farò un video in cui vi faccio vedere come realizzare un ricettario dove potrete riporre tutte le vostre preziose ricette. Allora, cominciamo dalla parte interna del ricettario, le tasche per riporre le ricette. Allora, dobbiamo tagliare 10 cartoncini, io ho usato un cartoncino da 170 grammi per fare all'interno delle tasche. 10 pezzettini che devono avere le dimensioni di 16,5 x 10 cm oppure 6 pollici e mezzo x 3 pollici e 7 ottavi, come preferite. Ne taglio solo uno, così perché me ne manca uno. Facciamo 6 pollici e mezzo. Ok, per 3 pollici e 7 ottavi. Così. A questo punto di ogni pezzo dobbiamo fare praticamente segnare mezzo pollice per parte in modo da poter creare delle pieghe. Segniamo il mezzo pollice. E mezzo pollice. Questo per, vedete, poter creare questi pieghi che ci serviranno a realizzare le tasche. A questo punto, una volta piegato, andiamo a tagliare gli angolini. Allora, li tagliamo leggermente in obliquo, adesso vi spiego perché. 1 e 2. In questo modo, tagliandoli leggermente in obliquo, quando io andrò a creare la tasca, non ci saranno i problemi degli spigoli che battono e quindi sarà tutto più comodo. Unendo i due pezzettini, vedete che andiamo a ricavare una tasca che ci servirà per riporre le nostre ricette. Abbiamo realizzato la nostra tasca. Vi ho detto di tagliare 10 fogli perché dobbiamo realizzare 5 di queste tasche. Una volta realizzate le 5 tasche, cosa facciamo? Mettiamo del biadesivo in questo modo e andiamo. Ve lo faccio solo vedere e andiamo ad incollare tra di loro tutte le tasche. Questo è il risultato. Praticamente si mette il biadesivo e si incollano le tasche tra di loro. Come vedete, ho finito aggiungendo del biadesivo anche sui laterali esterni perché andremo poi ad incollare tutto il blocco di tasche alla struttura. A questo punto diciamo che l'interno del ricettario è concluso. Lo finiremo poi mettendo solo i bigliettini, decorandolo, facendo le ultime rifiniture, ma la struttura è questa. Adesso invece andiamo a vedere come si realizza la struttura che deve contenere queste tasche. Abbiamo bisogno di un cartoncino, in questo caso un cartoncino spesso 1,5 mm. Allora, abbiamo una parte da 4 pollici e mezzo, una parte da 6 pollici e 2 7 ottavi, 4 pollici e mezzo per 6 pollici,
6 pollici per 3 per 2 pollici e 7 ottavi, e questi sono 6 pollici per 3 per 3 pollici, che sono quelli che ci permetteranno di fare la chiusura della nostra scatoletta. A questo punto cosa facciamo? Incolliamo i nostri pezzi di cartoncino sulla carta di supporto. Questa carta ho calcolato un paio di centimetri tutto intorno alla struttura, tenendo conto più o meno che tra un cartoncino e l'altro lasceremo circa un mezzo centimetro, in modo da poterla piegare comodamente. Quindi alla fine diciamo che avete un cartoncino di queste dimensioni, 51 x 19 cm oppure 20 pollici per 7 pollici e mezzo, sul quale andremo ad incollare i nostri cartoncini in questo modo. Una volta che abbiamo la struttura rivestita fuori e dentro, allora, come vedete dentro, io cosa ho fatto? In questa parte che sarà, diciamo, la nostra apertura, ho fatto già che mettere una carta di quelle che servono per decorazione, mentre nella parte posteriore ho sfruttato dei ritagli di carta dello stesso colore per chiudere la struttura. Tanto qui adesso cosa facciamo? Andiamo a montare le nostre tasche in questo punto, vedete, in modo che noi le incolliamo, e questa sarà poi la struttura una volta finita. Quindi cosa facciamo? Allora, incolliamo le tasche, mettiamo la colla nella parte posteriore in questo modo, facciamo così. Ok, andiamo a centrare le nostre tasche all'interno dell'area in questo modo, dopodiché ci aiutiamo tipo con questo attrezzo per schiacciare bene e per incollare le nostre tasche alla nostra struttura. A questo punto io avevo messo del biadesivo per incollare poi ai laterali. Thank you.
punto rimane la parte più divertente, cioè quella di decorare la nostra scatola. E qui largo alla fantasia. Ora vi farò vedere come ho deciso di decorarla io. Intanto attacchiamo i pezzi, i vari pezzi di base su cui andrò ad attaccare delle piccole decorazioni. Per cui procediamo con questa operazione. A questo punto mettiamo le calamite per chiudere la struttura. Come si fa? Allora, prendiamo del biadesivo, ne tagliamo un pezzo. Decidiamo dove mettere la calamita, quindi sarà più o meno qui al centro. Così. Attacchiamo la nostra calamita in questo modo. Adesso attacchiamo il biadesivo nella parte posteriore della scatola. Facciamo aderire la seconda calamita e premiamo affinché la calamita rimanga attaccata al biadesivo. In questo modo abbiamo attaccato le due calamite. La parte davanti. Io ho fatto due cose che ritengo essere molto carine e molto semplici da fare, sembrano più complicate di quello che sono. Ho semplicemente disegnato questo grembiulino, poi vedete ho attaccato del pizzo e del nastro per dare proprio i laccetti per da mettere dietro il collo e per allacciare dietro la vita. Ho ritagliato una tasca e delle forchettine, dei cucchiai, sempre dalla carta che vi ho fatto vedere prima, il retro di quella carta, e ho creato questo grembiulino. Idem per il cappellino da cuoco. L'ho disegnato semplicemente e l'ho ritagliato. Quindi non è il caso di comprare magari delle cose già fatte, si possono benissimo realizzare, non ci vuole nessuna capacità particolare. Allora, nella parte sopra potremmo fare una cosa del genere, che viene carina, col mio cappellino da cuoco, tipo così. Direi di sì. Thank you.
fatto passare del nastro in mezzo a, vedete, un cucchiaio e una forchetta. Andiamo a incollare anche questi, tagliamo. Andiamo ad incollare anche questi, tipo qui così, direi che sono perfetti. Allora, per incollare questi, io uso questa Glossy Gel della Stamperia, che è un gel molto corposo che comunque incolla qualsiasi cosa. Voi, se utilizzate questo come, quindi per utilizzare dei pezzi di metallo, dei pezzi di ferro, qualsiasi cosa vogliate incollare, se utilizzate questa non si stacca più. Quindi noi facciamo così, mettiamo ancora il cucchiaio e la forchetta. E poi una cosa che voglio farvi vedere, che aggiungerei, è un fiocchettino di questi. Vedete? Fiocchettino che facilissimo da realizzare. Tra l'altro, nel mio canale trovate un tutorial in cui ho spiegato come fare sia questi fiocchettini che questi, che adesso vedrete, incollerò in vari punti, perché sono sicuramente di effetto e semplicissimi da realizzare. Quindi potete vedere come farli sul mio canale, al tutorial dei fiocchetti. Allora, in questo momento andiamo ad attaccare il primo. Dopodiché il gel, quando si asciuga, diventa trasparente, per cui è bello anche per quello, perché comunque non sporca, diventa trasparente. E così abbiamo attaccato il nostro fiocchetto, vedete? Dopodiché pensavo di, eccoci, attaccare due fiocchettini qui sul... Non voglio mettere tanto gel, tanto il fiocchettino è talmente piccolino che non, che con un niente si incolla. Direi uno qui. E uno qui. Vedete? Sono di effetto e facilissimi da realizzare, ve lo posso assicurare. Vediamo un po' se vogliamo, ecco, lo mettiamo anche all'interno. Mettiamo qua. Perfetto. Adesso diamo solo il tempo che asciughi tutto perfettamente, dopodiché vi assicuro che di qui non si stacca più nulla. Il nostro ricettario è finito. All'interno ho incollato i bigliettini per specificare cosa mettere negli scompartimenti. Finite le decorazioni, non resta che inserire il cartoncino su cui scrivere le nostre ricette, così, ed ecco fatto. Se questo video vi è stato utile, ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo e non perdete i miei prossimi lavori. Con questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti. Ciao!